Salve amici e amiche, bentornate nel mio canale Nuvole di Lana. Come vi avevo preannunciato in un tutorial precedente, dove vi mostravo uno scialle a V che io ho denominato appunto fili d'erba, e vi avevo detto che avrei proposto anche la forma lineare dello stesso punto. E quello che vi propongo stasera è proprio questo. Lo stesso punto non a scialle, a triangolo o a V, ma in forma lineare, che potrebbe essere utilizzata in maniera anche diversa dallo solito e tradizionale scialle, ma in tanti altri modi, tipo stola, tipo sciarpa, tipo pareio, tipo coprisole, in tanti modi comunque che con la nostra creatività potremmo realizzare logicamente con fili di cotone sottili, filo di scozia, in seta, in filo di nylon, per questa prossima estate, per quest'estate che stiamo passando. Quindi io lo propongo anche in questo modo, e forse facilmente anche più realizzabile per diversi lavori. Il punto è molto bello, come potete notare o come avreste già avuto modo di poterlo notare. Vi ho già detto che viene da un'etnia del paese dell'est, quindi non avendo una denominazione italiana, non sapendo la lingua, non conoscendola, sono riuscita a estrapolare il punto in se stesso, così come viene lavorato, molto bello e particolare, diciamo originale, perché è vero che abbiamo lavorato tante volte questo punto di spuma di mare o streghetta o punto salomona, come lo chiamano, in tante maniere diverse, ma anche qui la particolarità sta proprio nel come viene elaborato, dando forma e origine a questa tipologia nel complesso di lavoro. Molto semplice, sia davanti e dietro, quindi anche reversibile. Per quello si possono fare varietà diverse di lavori e adeguarti alla nostra personalità, a quello che ci piace di più. Vorrei condividere con voi anche questa tipologia. Se avete piacere di seguirmi, vi mostro un piccolo campione come questo, anzi forse anche più piccolo. Quindi partirei con il tutorial. Si parte da una serie di catenelle che siano multiplo di 5, quindi un punto multiplo di 5. Ricordatevi che io ho già messo in questo piccolo campione e che ho lavorato già per dare una base, una consistenza, anche se si volesse lavorare direttamente sulla catenella, ma ho dato una consistenza facendogli già una serie di punti bassi. Le catenelle quindi lavorate a loro volta con punto basso. Quindi partiamo, mettete il numero di catenelle che preferite, usate il filato che preferite, i colori che vi piacciono di più. Logicamente quello sta a noi, nella nostra fantasia, creatività, gusto e piacere. Parto direttamente da qui, tiro su il filo e mi elaboro immediatamente un piccolo punto Salomon, come avevo fatto nel scialle a triangolo, farò anche qua. Entro dentro questa sorta di cerchietto del punto Salomon stesso e lavoro all'interno due punti bassi, vado in crescendo, poi faccio due mezzi punti, due mezzi punti, e poi sempre salendo un punto alto normale e un altro punto alto normale, sempre dentro questo cerchietto del punto mezzo punto Salomon. Ecco cosa otteniamo, una sorta di fogliolina. Io li ho chiamati punto filo d'erba, quindi una sorta di fogliolina. Incomincio a contare dalla base 5 punti che io poi salto, 1, 2, 3, 4, al quinto mi fermo con un punto basso, così.
Poi da qui elevo un altro mezzo punto Salomon, cerco di trovare una misura equiparata agli altri punti. All'interno di questo cerchietto, sopra il primo filo maggiore, lavoro come ho fatto con l'altro, 2 punti bassi, poi 2 mezzi punti alti, 1 e 2, e poi ancora un punto alto per intero e un altro punto alto. Normale. Ecco che cosa ho ottenuto. Un'altra fogliolina piegata quasi su se stessa. Io vado avanti e conto 1, 2, 3, 4 punti di base. Al quinto mi fermo e faccio un punto basso. Proseguo, tiro sul filo, un'altezza adeguata e equiparata agli altri punti, faccio un nodino, chiudo, entro dentro il cerchietto del punto Salomon e ripeto 1, 2 punti bassi, poi vado in crescendo 2 mezzi punti alti, vado ancora in crescendo, sempre dentro lo stesso cerchio, 2 punti alti normali. E ho ottenuto un'altra sorta di fogliolina come piegata in se stessa. Allora proseguo, vado avanti, cerco di bloccare e di fermare questa sorta di fogliolina contando i punti base e saltando 1, 2, 3, 4. Al quinto mi blocco, fermo, faccio un punto basso. E da qui una catenella per bloccare il punto e poi tiro su di nuovo il filo, faccio un altro mezzo punto Salomon, lo blocco, lo chiudo, entro dentro il cerchietto e dentro il cerchietto lavoro nuovamente 2 punti bassi, 2 mezzi punti alti e 2 punti alti normali. 1 e 2. Ho ottenuto un'altra medesima fogliolina lavorata su se stessa, piegata quasi su se stessa. Dopodiché ripeto, conto 1, 2, 3, 4 punti di base che salto, al quinto faccio un punto basso. Elevo di nuovo il mio punto. Punto mezzo Salomon, lo chiudo, lo blocco, entro dentro questo cerchietto, lo lavoro all'interno facendo all'inizio solo 2 punti bassi, 1, 2, poi farò 2 mezzi punti alti, 1, 2, e poi ancora 2 punti alti, 1 e 2. E ho ottenuto così un'altra mezza fogliolina, un rametto, un fiorellino, un petalo, chiamatelo come volete. Poi conto 1, 2, 3, 4 punti di base, al quinto chiudo e blocco. Questo è il mio piccolo campione, sono arrivata a fine giro. Voi potete mettere il numero di catenelle che preferite. Consiglio di fare una base di punti bassi per dare consistenza alla base stessa e proseguo in questo modo. Rigiro il mio lavoro e faccio almeno 4 catenelle. 1, 2, 3. 4 catenelle, da qui tiro di nuovo su il filo e faccio un mezzo punto Salomon. Così entro dentro il cerchietto come ho fatto prima e lavoro 2 punti bassi, 2 mezzi punti alti, 1 e 2 e 2 punti alti interi, 1 e 2. Vado in crescendo, in salendo. Vado a chiudere questa mezza fogliolina lavorata proprio sopra la foglia sottostante che ho nel giro che ho fatto nel giro precedente. Così, con un punto basso. Le sovrasto praticamente l'una all'altra, come potete notare anche qui nel lavoro che ho svolto.
Poi proseguo, faccio di nuovo un altro mezzo punto Salomone, entro dentro il cerchietto che vi ho fatto notare e lavoro prima due punti bassi, poi due mezzi punti alti, uno e due, e ancora due punti alti normali, uno e due. È lo stesso punto che ho utilizzato per elaborare lo scialle. E nello stesso modo, né più né meno di come ho lavorato lo scialle stesso. Solo che, ripeto, questa è maniera lineare e quella era forma di proprio di V. Una volta elaborata la mia seconda fogliolina, vado a chiudere così con un punto basso sulla foglia sottostante, foglia, rametto, petalo, con un punto basso. E da qui riparto, salgo su di nuovo con il filo, faccio un altro mezzo punto Salomone e mi ripeto, due punti bassi, due mezzi punti alti, uno e due punti alti normali, uno e due, che vado a chiudere sulla foglia sottostante qua dove ho il nodino con un punto basso. Ma da qui mi ripeto, ritiro sul filo, faccio un mezzo punto Salomone, entro dentro il cerchietto e lavoro nuovamente due punti bassi, due mezzi punti, uno e due punti alti, uno e due. Ho formato un'altra fogliolina. Vado a chiudere anche questa nella foglia sottostante del lavoro precedente, a margine di foglia. Tiro di nuovo sul filo, faccio un altro punto Salomone, chiudo, blocco, entro dentro il cerchio di questo piccolo mezzo punto, questo cerchietto, e lavoro di nuovo due punti bassi, due mezzi punti alti, uno e due. E due punti alti normali, andando in crescendo, come ho detto e ripeto, e così dà la forma quasi arcata, diciamo, a questa sorta di rametto, di petalo, di foglia che vado a chiudere nella foglia sottostante, qui. E ho finito anche questo secondo giro. Vedete come viene il lavoro molto particolare anche in forma lineare. Non posso far altro che ripetermi 1, 2, 3, 4 catenelle, rigiro il mio lavoro, allungo il filo e ripeto un altro mezzo punto Salomone, lo chiudo, lo blocco per benino, entro dentro il cerchietto e ripeto due punti bassi dentro questo cerchietto, due mezzi punti. E ancora due punti alti per intero, uno e due. Poi e due. Vado a chiudere questa fogliolina arcata, rametto, petalo, foglia, stelo, definitela come volete voi. Nell'altra foglia sottostante del giro seguente, del giro che abbiamo fatto precedentemente. Chiudo con un punto basso, tiro sul filo e mi ripeto uguale preciso come modulo di lavoro. Un mezzo punto Salomone, all'interno lavoro due punti bassi, uno e due, due mezzi punti, uno e due, due punti alti, uno. E due. Vado a chiudere con un punto basso sulla foglia sottostante, proprio qui al centro, tiro sul filo e ripeto di nuovo due punti bassi dentro il mezzo punto, due mezzi punti, così andando in crescendo e due punti alti normali, uno e due.
Ho ottenuto un'altra foglia arcata e vado a chiuderla sotto qui nel nodino della foglia sottostante, in questo modo. Poi tiro di nuovo su il filo e mi ripeto un mezzo punto Salomon, chiudo, blocco all'interno di questo cerchietto, 2 punti bassi, 2 mezzi punti. E 2 punti alti normali, 1 e 2. Blocco anche questa foglia piccolina arcata nella foglia sottostante dove c'è il nodino, qui, con un punto basso. E proseguo. Tiro di nuovo su il filo, faccio un altro mezzo punto Salomon, entro dentro il cerchietto una volta che l'ho lavorato e lavoro il mezzo punto Salomon. In questo modo 2 punti bassi, 2 mezzi punti alti, andando in crescendo. E mi è saltato un mezzo punto, ora lo riprendo. Uno l'ho fatto, questo è il secondo e 2 punti alti normali, 1 e 2. Molto semplice, facile, non è difficile da elaborare. Chiudo qui nella foglia sottostante con un punto basso e continuerei con altri 4 catenelle. Continuo col punto e di nuovo lavoro il punto Salomon, ma il lavoro ottenuto in forma lineare è questo. Molto bello, semplice, particolare, guardate come viene elegante allo stesso tempo, molto traforato, fresco, così come è il mio primo campione. Cioè utilizzate un filato sottile, leggero, fresco, colorato, estivo, potete realizzare tutte le cose che vi piacciono di più. Quindi anche questa volta spero di essere stata piacevole nella spiegazione. Questo è il filato che sto usando per ora e che sia gradito anche a voi il lavoro che vi ho presentato. Quindi vi avevo preannunciato che lo stesso punto, forma di triangolo, l'avrei potuto elaborare insieme a voi anche in forma lineare e così ho fatto. Quindi spero, che vi sia utile per realizzare lavori svariati, diversi, originali, belli, estivi, freschi e mi farebbe piacere averlo condiviso con voi in questo modo. Allora, vi ringrazio ancora una volta, soprattutto per la compagnia che mi fate sempre, l'attenzione che mi rivolgete e spero ancora di proporvi sempre cose belle, interessanti, nuove e soprattutto in questo periodo a me piacciono originali e diverse dal solito genere che vediamo. Ormai sappiamo che questo punto Salomon viene sfruttato in tanti modi, viene lavorato in modi diversi. La cosa bella è la voglia di fare, di realizzare che non deve mancare. Poi il punto può essere elaborato e lavorato in tutti i modi che vogliamo, giusto? Mi sembra un ragionamento che per me sembra proprio logico pensarlo. Per creare e avere fantasia, creatività, realizzare. Allora, vi ringrazio ancora tanto e siccome abbiamo lavorato anche questa volta all'uncinetto, il mio solito saluto che mi rimane da farvi, oltre che ringraziarvi per la compagnia, per l'attenzione, è dirvi en crochet al prossimo tutorial. Cose belle, nuove e diverse da fare. En crochet, grazie, salve, al prossimo tutorial. Ciao!